Cari amici di Radio Maria, buona giornata a tutti. Sono le 9 di mercoledì 17 gennaio 2024. Pace e gioia a tutti voi, cari amici in ascolto, e che la luce della parola di Dio guidi i nostri passi nel corso di questa giornata sulla via della verità, del bene e sulla via della pace. Oggi abbiamo un grande santo, un grande padre del deserto, Sant'Antonio, gran nemico dell'udimonio. Bene, un augurio a tutti, Antonio. E oggi, cari amici, come pensiero spirituale, vorrei prendere una espressione che mi ha sempre colpito della regina della pace, e cioè che nella luce della fede scopriamo la bellezza e la grandezza della vita. E questa è un'affermazione che ci incoraggia molto, perché nel mondo nel quale viviamo, in cui, diciamo così, la fede ormai è diciamo il tesoro di poche minoranze, perché la maggioranza delle persone, come ha detto la Madonna, avete rifiutato la fede e la croce, e la fede si è dissolta. Anzi, molti mi chiedono, secondo lei, Padre Vivo, per quale motivo si è dissolta? Beh, faremo una riflessione su questo argomento. Però quello che volevo dire è questo, che la gente perdendo la fede non è che è più felice di prima. Perdendo la fede ha perso anche, come dire, una visione della vita che la elevava, che eleva la vita, che la rende degna di essere vissuta. E con la fede, cari amici, la vita acquista un valore, un significato, una bellezza, una grandezza che poi improvvisamente si dissolvono, si spengono quando la fede si spegne. Infatti, la vita umana, cari amici, se viene guardata con gli occhi del mondo che non ha la fede, che ritiene che la vita sia un fatto casuale, di una materia che si evolve, per cui diventa un frammento, diciamo così, nel divenire eterno della materia, per cui diciamo tutti gli eventi che accadono, compreso l'apparizione dell'uomo sulla terra, sarebbero eventi casuali, e diciamo, come tutti gli eventi casuali che appartengono al ciclo della materia, per loro natura si dissolvono, anzi incominciano a dissolversi nel momento in cui appaiono. Per cui, come giustamente è stato detto da un grande interprete della cultura moderna, atea, cioè la vita diventa un sein zur Tode, come diceva Heidegger, un filosofo tedesco esistenzialista che ha messo a fuoco la visione della vita quando non c'è Dio, cioè è un essere per la morte. Vivere per la morte o morire è un dissolversi. La vita è una candela, qui non può di luce certamente, ma è una candela che si spegne. La Madonna stessa ha usato espressioni molto più poetiche per la verità, indicando la brevità della vita, ha fatto riferimento alla Sacra Scrittura, descrivendoci come un fiore che al mattino è bellissimo, un fiore di primavera, alla sera è secco. E ha detto perfino: la vostra vita è un battito di ciglia, quindi non potevo usare una espressione più poetica, ma anche più conturbante in un certo senso, perché il battito di ciglia è istantaneo, cioè la vita è un istante che passa, ma non è solo quello, cari amici, non è un istante che passa, è una serie di istanti che passano, ed è un camminare irrefrenabile verso il dissolvimento di noi stessi. Per cui tutto ciò che tu costruisci all'interno di una vita che è una corsa verso la morte, tutto ciò che tu costruisci è destinato a perire. Questo riguarda le persone che comunque, dopo che hanno visto perire le loro cose, periscono loro stesse. Quando tutto termina con due badilate di terra sulla cassa, come diceva Blaise Pascal, e questo
è vero per i singoli, ma è vero per l'umanità nel suo insieme. Cioè l'umanità nel suo insieme è quella pazza corsa nel tempo che stiamo percorrendo, che ormai è arrivata a un momento di crisi per cui si programma la morte. Cioè, come c'è il suicidio o voluto o sopportato o comunque inarrestabile delle persone, c'è il suicidio di chi si uccide ovviamente, c'è un morire per chi pur vivendo però è come la candela che si consuma, no? Allora, anche per quanto l'umanità, anche per quanto riguarda l'umanità nel suo insieme, noi vediamo, è la Madonna che ce l'ha spiegato, vediamo che si sta configurando una visione della vita che è un progetto di morte. Cioè, se noi siamo attenti, noi leggiamo, ci informiamo, eccetera, noi vediamo che adesso si sta programmando la morte dell'umanità attraverso una competizione, di guerra, ma si sta programmando la morte. E quando si accumulano gli armamenti, quando si fanno progetti, di cui il Papa ci ha parlato tante volte, sono tutti progetti di morte. E questa corsa è inarrestabile, cioè diventa, come dire, un programma. Ecco perché la Madonna ha detto quel 25 ottobre del 2022 l'umanità ha deciso per la morte. Ha deciso per la morte, cioè ha deciso di essere senza Dio, è come quell'albero che è come quel ramo che si è staccato dall'albero e quindi appassisce e muore. Già l'appassire è una morte che è incominciata. E questo vale anche per l'umanità nel suo insieme, ho detto, come la Madonna ha ribadito fra l'altro nel messaggio del gennaio del 2023, l'uomo moderno non vuole Dio e per questo va verso la perdizione. Lì ci indica già la perdizione, non è solo la perdita della vita nel tempo, ma la vita dell'eternità. Questa è la visione della vita, è la visione della vita senza Dio. È un arrendersi al peccato, al male e alla morte. Quindi questa è la realtà. Poi noi all'interno di questo dinamismo inarrestabile e invincibile, perché nessuno è in grado, senza Dio, di riscattarsi dal peccato, dal male e dalla morte, nessuno è in grado di farlo, noi all'interno di questa come dire, caverna nella quale siamo riserrati, creiamo dei progetti, ma sono tutti progetti vani, passeggeri, che sono come le bolle di sapone, che si alzano, ti danno l'impressione di elevarsi, poi scoppiano. E questo vale per i singoli e vale per l'umanità nel suo insieme, cari amici, che va verso un'esplosione fatale. Questo spiega perché la Madonna è qui da così tanto tempo. Carissimi, allora, di questa visione della vita che vi ho descritto adesso è stata elaborata nel tempo ovviamente, ma adesso è diventata la visione della vita del globo. A parte, diciamo così, culture che sono riuscite a trattenere e a resistere alla secolarizzazione e alla pseudoscienza, perché ormai la nuova religione è il darwinismo, detto in parole povere. Cioè è l'evoluzione della materia che alla fine crea per caso l'uomo, poi l'uomo si dissolve, ritorna alla materia, c'è un eterno ritorno, cioè è una favola, cioè la pseudoscienza che domina il mondo è una favola che il demonio ci ha raccontato e che noi ci abbiamo creduto. E questa è la religione di oggi, il darwinismo, cari amici, è chiarissimo, noi siamo frutto dell'evoluzione. Cioè, quindi tutte le conseguenze, non c'è un'anima immortale, non c'è una legge morale, non c'è una dimensione soprannaturale, non c'è Dio. Insomma, è piazza pulita, come si dice, di tutto. E cosa resta? Resta la nostra infelicità senza riscatto. E resta lo scacco, resta il fallimento, resta la morte con la M maiuscola. Come ultima parola, è una generazione questa che
Veramente il diavolo l'ha cucinato come ha voluto. E si crede pure sapiente. Ora la Madonna ci ha detto che però nella fede noi ribaltiamo totalmente la situazione. Mediante la fede noi conosciamo la grandezza e la bellezza della vita. Perché la grandezza della vita? Perché noi nella fede sappiamo che non veniamo dalla materia cieca. Non siamo frutto del caso e della necessità, delle leggi fisiche. Noi siamo voluti da Dio, creati da Dio. Ma tutto il progetto della creazione è un progetto divino. Noi siamo in questo grande progetto dell'universo, il cui culmine, come ci insegna la scrittura, al sesto giorno, cioè all'ultima fase dell'universo, c'è l'uomo nel quale Dio ha infuso un'anima spirituale immortale, per cui noi veniamo da Dio. Ecco qui la grandezza della vita. Siamo stati creati a sua immagine. L'immagine dell'anima spirituale immortale si riflette sul corpo, lo eleva, lo rende luminoso, lo rende il tempio dello Spirito Santo, come dice San Paolo, e in questa dimensione la vita è un venire da Dio, è il passare nel pellegrinaggio del tempo, che è il tempo della prova, nel quale noi siamo chiamati a provare che amiamo Dio sopra ogni cosa. Siamo chiamati a lavorare nel grande disegno di Dio, della creazione, della redenzione, della santificazione e della glorificazione. Siamo chiamati a entrare in questo grande progetto divino e qui si scopre la bellezza della vita, la grande motivazione che ne deriva, la gioia di essere al servizio di questo progetto, la gioia di essere anche i destinatari ultimi di questo progetto che è il regno di Dio, la partecipazione alla vita di Dio. Cari amici, quindi tutto ciò che noi facciamo in questo grande progetto di Dio, tutto ciò che noi facciamo ha un grande valore, non perisce. Tutto ciò che noi facciamo nella dinamica dell'amore di Dio resta eternamente. E quindi la vita, come dire, non è inutile. La sofferenza non è inutile. Anche il male viene riscattato in questa visione. Viene purificata l'anima dal male. Viene salvata l'anima dal peccato. Viene salvata la nostra esistenza dalle potenze del male. Ed entriamo già in questa vita, nella dimensione del regno di Dio, del paradiso, come la Madonna ci ha detto in un messaggio bellissimo, dicendo: ma qui già, su questa terra, con una vita semplice e umile nella fede, voi già potete godere un pezzetto di paradiso, cari amici. Quindi noi, questa visione della vita che riceviamo dalla fede, l'abbiamo buttata via, credendo di andare a prendere chissà che cosa, e cosa abbiamo avuto in cambio? Siamo usciti da una reggia e siamo entrati in una caverna di morte. E, come dire, il diavolo ci ha distrutto con quello che ci ha, con quello che ci ha ingannato, ci ha prospettato che cosa? E, ci ha prospettato il peccato e la morte, l'infelicità eterna ci ha prospettato. Noi siamo entrati in massa lungo questa strada, siamo entrati in massa. L'uomo moderno non vuole Dio e per questo va verso la perdizione. L'uomo moderno non vuole Dio, cioè l'umanità non vuole Dio e va verso la perdizione. Guardi come la Madonna ha svelato con una frase bellissima, incisiva, vista la situazione dal cielo, lei vede la situazione dal cielo e ce l'ha messa davanti. Andate tutti al macello. Vi sembro esagerato? Non sono esagerato. Stiamo andando tutti al macello. Che cosa devo evocare per dire che una cosa è verissima? Stiamo andando tutti al macello, stiamo programmando la distruzione del pianeta, la distruzione del genere umano. Perché? Perché abbiamo seguito il principe di questo mondo. Siamo staccati da Dio, ci ha accecati nella sua dinamica di superbia, di esaltazione, di protervia, di cattiveria e di morte. Questo dunque, cari amici,
è quella visione della vita nella quale siamo inseriti. Poi ovviamente il diavolo, come dice Caterina da Siena, colora la morte con mette i petali, colora il male, cioè la morte, il peccato e la morte, con colori di bene, lo colora come se fosse qualcosa di appetibile, ma come ha detto la Madonna, Satana vi distrugge con quello che vi offre. Chi ha offerto una visione della vita senza Dio ci distrugge con quello che ci ha offerto. E noi andiamo come pecore al macello, belando qua e là, ma alla fine incapaci di sottrarci a questa mossa tremenda del male della morte verso la quale Satana ci ha incamminati. Si poteva andare avanti a parlare di queste cose, ma qualcosa vi dirò strada facendo, ma nel corso della nostra chiacchierata, per dire, insomma, anche quello che dice il Papa tutti i giorni, insomma, dice, ma smettiamolo con le armi, smettiamo di creare morte. Ma, ovvio, è l'unica voce che si sente forte nel mondo che ci dice dove state andando, dove stiamo andando, verso la distruzione dell'umanità. Poi la Madonna ci ha dato speranza, ha detto, ma Dio vi ama e ha mandato me per salvare le vostre vite e il pianeta sul quale vivete, e anche per salvare le vostre anime, ovviamente. Perché quando la Madonna parla di salvare le vostre vite, parla di salvare tutto intera la nostra, il destino nel mondo, il destino nell'eternità, la salvezza della vita qui su questa terra e la prospettiva dell'eternità beata. Dunque, cari amici, alimentiamo la fede con la preghiera quotidiana, teniamo viva la fede è quell'olio che tiene accesa la lampada con la quale vediamo la bellezza, la grandezza della vita e anche troviamo le motivazioni per impegnarci, per operare, per costruire in un mondo dove invece il distruggere ormai è diventato il programma universale. Bene, carissimi, con questo noi abbiamo fatto la nostra riflessione su questa espressione della Regina della Pace. Nella fede scoprirete la bellezza e la grandezza della vita. Adesso, cari amici, veniamo su questa terra e vediamo come si sta costruendo la morte. Vediamo così, almeno, pian piano ci cadono le squame dagli occhi e vediamo. Dunque, come sapete, in questi giorni qui sono usciti diversi articoli sui giornali in occasione dei 100 giorni di guerra in Palestina, diciamo di guerra scatenata da Hamas, che è tuttora in atto e che rischia di durare ancora a lungo, insomma. Allora, io ho pensato, fine, di offrirvi una visione d'insieme che ritengo equilibrata. Cioè, una visione equilibrata nel senso che non è che i torti siano tutti da una parte e le ragioni siano tutte dall'altra. C'è ovviamente una visione il più equilibrata possibile. Questa l'ho trovata in un lungo servizio di Repubblica, è molto lungo, però leggendolo tutto intero si avrebbe una visione, come dire, di buona informazione, perché poi sapete che nel tempo della guerra la buona informazione è una merce rara, però insomma c'è un tentativo di far parlare gli uni e gli altri, insomma. E allora io ho pensato di offrirvi una lettura di una parte di questo articolo che vi offre non questa o quella, diciamo, poi l'informazione quotidiana non ti dà, difficilmente ti dà una visione globale. E allora abbiamo bisogno di una visione globale, sintetica, che ti aiuti a capire come stanno andando le cose. E allora l'ho trovato in questo articolo di Repubblica. Quello che ho trovato è questo, di meglio non l'ho trovato.
Allora ve lo leggo, in modo tale che abbiamo una visione insieme di questi 100 giorni di dolore. Allora, passiamo alla lettura. Avrò pubblicato anche sul blog quello che vi leggo, così potete avere anche una fonte di informazione, diciamo. Poi le fonti di informazioni, il migliore ce l'avrebbe il Padre Eterno, però fin là non arriviamo. Ci dobbiamo accontentare di quello che produciamo noi qui su questa terra. Allora, 100 giorni di dolore. Il 7 ottobre i miliziani di Hamas entravano in Israele facendo 1200 morti e 240 ostaggi e provocando una tremenda risposta su Gaza, dove finora le vittime sono oltre 23.000. Questo è il sottotitolo. Vediamo allora diviso in alcuni paragrafi. Primo paragrafo. Lo shock del 7 ottobre e la rabbia di Israele. Ogni paragrafo ha un giornalista particolare. Questo qui, lo shock del 7 ottobre e la rabbia di Israele, di Rossella Tercatin. Vediamolo. L'incredulità, la delusione, le lacrime, la consapevolezza che nulla sarà più come prima, ma anche la determinazione a prevalere, a continuare ad affermare Am Israel Chai, che vuol dire il popolo di Israele vive. Sono trascorsi 100 giorni da quando migliaia di terroristi di Hamas hanno sferrato un attacco senza precedenti, riuscendo a conquistare e a controllare per una fetta, per ore, una fetta importante del sud di Israele, comprese alcune basi militari, distruggendo e massacrando migliaia di persone, in maggioranza civili, e trascinando le centinaia nella striscia come ostaggi. Da quel giorno gli incubi degli israeliani sono popolati dalle immagini dei miliziani in nero che atterrano nel deserto ai reparti vicino al kibbutz Reim con deltaplani, delle case bruciate o ricoperte di sangue dei kibbutz vicino al confine con la striscia, piccoli angoli di paradiso trasformati in inferno, di corpi torturati, dello sguardo terrorizzato di Shiri Bibas mentre stringe i suoi piccoli capelli rossi. Mentre stringe i suoi piccoli dei capelli rossi Ariel Kefir, di soli 9 mesi, portata via dai terroristi, della cui sorte non si sa nulla. Incubi che riecheggiano quelli del popolo ebraico nel corso dei millenni. Scene infernali, con i diavoli che hanno invaso la terra. Lo ripete spesso il presidente Isaac Herzog. Da 7 ottobre la collettività israeliana si trova in uno stato di trauma. Trauma che il dramma degli ostaggi continua a rinnovare ogni giorno. Ma in questi poco più di 3 mesi non è solo l'orrore a segnare lo stato d'animo collettivo di Israele. Il paese infatti si è ritrovato unito nella percezione di essere sotto attacco e di dover combattere per sopravvivere come tante volte nella sua storia. Un sentimento che nel passato più recente pareva aver superato. Cioè, ha capito che quelli che dicono che Israele va distrutto ed è tutto il settore sciita, possiamo dire, dall'Iran, agli Houthi, agli Hezbollah, a Hamas, eccetera, eccetera. Ovviamente l'Iran prima di tutti. Così molte delle spaccature politiche che fino al giorno prima dell'attacco stavano dilaniando la sua società sono state messe da parte. La rete delle proteste anti Netanyahu si è trasformata in un network di solidarietà per vittime e sfollati dalle comunità sotto attacco al nord e al sud, circa 200.000 sfollati di Israele, risvegliando un senso di appartenenza alla nazione senza precedenti, persino nel settore ultraortodosso e arabo. Quindi perfino gli arabi, che sono una percentuale, non so quanto, forse il 10% della popolazione di Israele, si sono sentiti, come dire, parte di questa nazione sotto attacco. Certo, le divisioni non sono state superate e crescono man mano che prosegue la guerra difficile, che vede peraltro la morte di tanti soldati, giovanissimi diciottenni, impegnati nel servizio di leva, riservisti, padri di famiglia, sono qualche centinaio di soldati israeliani che sono morti, oltre a quelli dell'attacco del 7 ottobre. Anche perché
se c'è un altro impulso che ha accompagnato gli israeliani negli ultimi 100 giorni e si acuisce man mano che emergono le prove di come i piani di Hamas fossero conosciuti, è la rabbia per uno Stato che non ha saputo proteggerli, per un governo e un primo ministro che hanno fallito nel loro primo dovere e che per questo, secondo i più, devono andarsene. Questo dunque è il primo articolo di Rossella Tercatin, lo shock del 7 ottobre e la rabbia di Israele. Adesso si passa invece all'altra sponda, che è Gaza City, e qui il servizio è del giornalista Fabio Tonacci. 100 giorni di bombe hanno ridotto la striscia di Gaza a simulacro di se stessa, per metà macerie e per metà ricovero per 2 milioni di sfollati. Eppure a Israele manca ancora un esit strategy, cioè non sa ancora come uscirne fuori, anche se per la verità i punti sono chiari, cioè ovviamente spugnare Hamas e in modo tale che poi non ci sia più un pericolo del genere ai confini. Poi quanto tempo ci vorrà? Probabilmente ci vorrà più di qualche mese, forse anche un anno. Una via d'uscita per dichiarare missione compiuta, cioè mancherebbe ancora una prospettiva di questo genere, cioè una via di uscita per dichiarare missione compiuta, cessare il fuoco e attenuare le critiche della comunità internazionale, che biasima lo Stato ebraico per l'enorme numero di vittime palestinesi, oltre 23.000 persone, secondo le autorità locali, sacrificate in nome della caccia da Hamas e la Jihad islamica. Bibi Netanyahu non bluffava. Dopo le atrocità del 7 ottobre promise che la reazione di Israele sarebbe stata la più brutale e avrebbe ridefinito il Medio Oriente. Si stavano ancora recuperando i cadaveri nei kibbutz quando sono cominciati i raid aerei sulla striscia, prima fase di un conflitto che fin da subito è apparso lungo e sanguinoso, per via anche dei tunnel di chilometri e chilometri che ci sono sotto Gaza. Il 27 ottobre gli stivali dei soldati israeliani hanno calpestato la sabbia di Gaza come non accadeva dal 2005 e i carri armati hanno percorso in senso opposto le strade seguite dai terroristi la mattina in cui l'odio è esondato. In superficie il confronto è impari, cioè alla luce del sole per dire. L'esercito è troppo più potente, equipaggiato, coperto dall'aviazione e dall'artiglieria rispetto ai 30.000 miliziani che si riparano dietro le mura sgarruppate e talvolta combattono in ciabatte. Invece sotto la striscia, dove ci sono i tunnel, invece è un'altra storia. I 500 km di tunnel che affondano le visce di Gaza e Khan Yunis, riparandosi a 50 metri di profondità, e che sono questi tunnel sotto ospedali, moschee, palazzi dell'amministrazione, sono l'arma in più di Hamas, quel che rende pericoloso un quartiere anche dopo che è stato raso al suolo, come ha potuto documentare Repubblica, primo giornale italiano a entrare nella striscia nel dicembre scorso. C'è sempre infatti un buco, un pertugio, da cui salta fuori qualcuno con un lanciarazzi sulla spalla per poi sparire inghiottito dalla metropolitana, cioè dai tunnel sotterranei. Ad oggi sono stati uccisi 180 soldati israeliani a fronte di qualche migliaio di combattenti palestinesi. Il numero non è certo. Morti nei bombardamenti e negli scontri a fuoco. Con l'anno nuovo è incominciata la terza fase. Cioè, con l'anno nuovo sarebbe 15 giorni fa. Cioè, a bassa intensità, come vuole il presidente americano Biden, impegnato nell'anno elettorale a tenere a bada le polemiche interne sul sostegno a Israele. Quindi, cosa vuol dire questa bassa intensità? Meno raid e più azioni mirate per eliminare i leader di Hamas. A ben vedere è anche l'unica exit strategy possibile per Israele. Catturare o uccidere i due uomini che hanno pensato e realizzato il 7 ottobre, Yahya Sinwar, capo politico della striscia, e Mohamed Deif, i comandanti delle brigate al-Qassam. Cioè Israele adesso fa attacchi mirati compendo i vari capi, però gli obiettivi più importanti sarebbero i due capi militari
quello di Hamas, che si chiama Yahya Sinwar, a cui Repubblica dedica poi degli articoli particolari, però a noi non interessano, e poi quello delle brigate Al-Qassam, che sono anch'esse lì a Gaza. Quindi fino all'eliminazione di questi due capi, secondo Repubblica, la guerra andrà avanti. E si chiude quindi questo articolo, c'è praticamente la guerra, prima dell'attacco del 7 ottobre, quale ferita è stata per Israele, la risposta a Gaza, che praticamente è una città semidistrutta. Adesso passiamo al terzo articolo di Francesca Cafferri, che invece mette a fuoco il problema degli ostaggi, la loro sorte e anche il movimento che c'è in Israele, perché quelli che sono ancora prigionieri, sono ancora vivi, vengono liberati. Allora leggiamo questo, che è un aspetto umanitario particolare, insomma. 100 giorni fa, Hersh Goldberg Polin, 23 anni, alle 8:11 mandava un ultimo messaggio alla madre da un rifugio antimissile lungo la strada 232 che corre lungo il confine fra Israele e Gaza. «Ti voglio bene e mi dispiace», diceva questo messaggio. Daniel Aloni, 44 anni, teneva stretta a sé la figlia di 5 anni sul retro di un pick-up, pistola alla tempia. Viaggiava verso Gaza. «Tieni gli occhi chiusi, Emilia», diceva. Anna Katzir, 76 anni, lasciava dietro di sé Rami. Il marito, sanguinante, mentre da sua casa, veniva lei caricata su una motocicletta a furia di botte. Non sapeva che non l'avrebbe rivisto mai più, perché l'uomo sarebbe morto poco dopo. Il 7 ottobre, circa 240 persone, dagli 8 mesi agli 85 anni, per lo più civili, per lo più israeliani, sono state rapite dalle loro case e dalle loro caserme e portate con la forza a Gaza. La loro assenza è uno degli elementi che fa fermato l'orologio di questo paese al 7 ottobre, tenendolo prigioniero dalla bolla di angoscia e di dolore create da Hamas quella mattina. I loro volti sorridenti, immobili, sempre uguali, che sputano ovunque sui muri, lungo le strade, all'aeroporto, contribuiscono ad accentuare l'impressione che il tempo qui si sia fermato. Ma a vedere fra il sabato nero e oggi è passato un mondo. La manifestazione di un unico uomo davanti al Ministero della Difesa si è trasformata in un fiume in piena. Il comitato di parenti e amici degli ostaggi, nato in poche ore, è diventato una macchina di guerra in grado di muovere ministri, ambasciatori, agenti stranieri, star di Hollywood e premi Nobel, di portare in strada decine di migliaia di persone in Israele e nel mondo, di arrivare alle Nazioni Unite, da Papa Francesco, da Elon Musk, e di spingere il governo a una pausa dei combattimenti che ha consentito di riportare a casa 105 ostaggi, nella grandissima maggioranza donne e bambini, oltre alle 5 donne liberate nelle settimane precedenti. Ma non è ancora finita. La sorte dei 136 ostaggi ancora a Gaza, di cui 110 sono vivi e 26 sono morti, secondo le ultime stime ufficiali, che non possono però essere considerate del tutto certe, è l'ossessione che accompagna la vita di Israele in ogni momento. In aeroporti i loro volti sono la prima cosa che il viaggiatore si trova davanti. In televisione e sui giornali gli appelli per la loro liberazione sono continui. I cartelloni con scritto a caratteri cubitali in ebraico e in inglese «Bring them home», cioè riportateli a casa, sono ovunque. Ogni giorno qui si trema per loro, per le donne che potrebbero essere stuprate, per gli anziani che sono senza medicine, per gli uomini portati via feriti e per i militari che rischiano la tortura a causa della loro uniforme. Ci sono stati alcuni militari anche traditi, erano lì, diciamo così, quella notte del 7 ottobre. È uno shock profondissimo quello con cui Israele si sveglia ogni mattina, destinato ad accompagnarlo per anni anche se e quando le persone rapite torneranno a casa. Quindi questa è una ferita apertissima che ha di fatto una notevole influenza anche sull'andamento della guerra.
Cioè Hamas ha programmato una guerra che più spietata non poteva essere, e da tutti i punti di vista. Però alla fine, cioè, alla fine è chiaro che dispiace per i palestinesi, che dietro i quali Hamas si nasconde, però alla fine i suoi diavoli ritorneranno all'inferno, perché quello è il loro posto. Allora vediamo adesso dall'altra parte, da Gaza, un articolo di Sami al-Airami che dice: noi abitanti di Gaza, la nostra unica missione è quella di sopravvivere. Quindi c'è questo aspetto dei palestinesi, i quali però non sono solo vittime degli israeliani, sono anche vittime di Hamas, che usa come scudi umani. Questa è, diciamo, uno degli aspetti spietati di questo programma infernale. Ogni notte mi sveglio, scrive questo, è un palestinese questo, credo, del posto, ogni notte mi sveglio per i rumori assordanti degli attacchi aerei che scuotono il vecchio edificio in cui mi rifugio nella città di Rafah, nel sud della striscia di Gaza, insieme alle mie figlie gemelle e altre 23 persone sfollate, anch'esse dalla città di Khan Yunis. Abbiamo 10 bambini con noi, spaventati e traumatizzati, di età diverse. Sono stati tanti bambini vittime dei bombardamenti, questo va detto. Abbiamo 10 bambini spaventati e traumatizzati di età diverse. Cerchiamo di calmarli per farli tornare a dormire e preghiamo che l'edificio non crolli e speriamo di sopravvivere. Vivevo, dice questo palestinese che ha scritto questo per Repubblica, vivevo a Jabalia, nel nord della striscia di Gaza. Sono un giornalista che lavora per l'agenzia di stampa ANSA da 12 anni. Sabato 7 ottobre alle 6:15 mi sono svegliato spaventato. Sentivo il rumore di centinaia di razzi lanciati da Gaza verso Israele. Quelli erano giorni tranquilli. Nessuno si aspettava un altro round di guerra. Mi ci è voluto un'ora per rendermi conto che Hamas stava attaccando Israele. Guardando le immagini che circolavano sui social, ho avuto subito paura. Sapevo che non sarebbe stata una guerra come le altre. La prima settimana è stata piena di attacchi aerei che hanno ucciso persone e distrutto case e strutture vitali. Poi sono arrivati gli ordini di evacuare l'intera area settentrionale e anche Gaza City. Venerdì alle 2 di notte non riuscivo ancora a dormire. Ho ricevuto un messaggio registrato che diceva che tutti i residenti di Nord e di Gaza City avrebbero dovuto trasferirsi al Sud per la loro sicurezza. Ho iniziato a preparare i miei documenti, alcuni vestiti insieme alle mie figlie, a mio padre e a mia madre, e mi sono trasferito nella zona centrale della città di Deir al-Bala. Svolgevo il mio lavoro di giornalista, mi sono trovato a coprire l'uccisione di 14 membri della mia stessa famiglia che era sfollata da Gaza City. Quindi, svolgendo il mio lavoro, mi sono trovato a coprire l'uccisione di 14 membri della mia stessa famiglia che era sfollata da Gaza City a Deir al-Bala. Israele ha preso di mira un edificio con una bomba da 6 tonnellate, causando la distruzione di altri 6 edifici che ospitavano rifugiati e altre persone innocenti. Successivamente ho dovuto trasferirmi nella città di Khan Yunis, a casa di amici. Sono tornato a Gaza City nel nord diverse volte. Nell'ospedale Al-Ali e nella chiesa della città vecchia ho visto tantissimi cadaveri. E la sensazione più dolorosa è quando vedo i corpi lacerati dei bambini. Credo di essere stato spezzato dall'interno così tante volte. La mia missione più importante in questi mesi è stata essere vicino agli amici più cari, sostenersi a vicenda, provare a fornire alla famiglia cibo, acqua e legna per accendere il fuoco e dare ai bambini l'atmosfera più sicura possibile. Il 2 dicembre mi sono trasferito a Rafah, vicino al confine con l'Egitto, nel quartiere di Al-Salam, insieme alla famiglia che mi ha ospitato.
Abbiamo negato molto, abbiamo pianificato insieme l'intero sfollamento e la missione di sopravvivenza. Spero che la guerra finisca presto, senza più vittime e senza perdere più persone care. Insomma, si fa fatica a trattenere le lacrime leggendo questi reportage, dal primo all'ultimo, è proprio dolore e morte. È un esame di coscienza che dovremmo fare tutti. Allora, questo è un servizio di Repubblica che è molto più lungo, però io non posso leggerlo tutto ovviamente. Ho fatto una selezione bilanciando i punti di vista, però alla fine ho voluto anche vedere quale potrebbe essere una soluzione politica, perché è ovvio che si sta anche lavorando per questo. Vediamo se cosa bolle in pentola, diciamo. Dobbiamo tenere presente che poi tutto quello che è successo ha uno sfondo ben preciso. Cioè, nel Medio Oriente c'è una serie di stati che ha accettato la soluzione dell'ONU sull'esistenza di Israele e che intendono o hanno normalizzato i loro rapporti con Israele o li stanno per realizzare. E questi sono gli stati soprattutto sunniti, quindi possiamo mettere dentro prima di tutto la Giordania, l'Egitto, e che hanno trattati di pace con Israele, poi tanti altri stati sunniti del Golfo, e poi ovviamente rimane l'Arabia Saudita. Come sappiamo, l'ex presidente degli Stati Uniti Trump, con gli accordi di Abramo, ha creato una piattaforma secondo cui alla fine ci sarebbe stato anche un riconoscimento di Israele da parte dell'Arabia Saudita. E su questa iniziativa, che era di Trump, sta lavorando molto il presidente degli Stati Uniti Biden. L'Arabia Saudita ha detto che se sarà risolta la crisi di Gaza, diciamo così, dando la parte che spetta ai palestinesi, cioè praticamente i palestinesi in prospettiva vogliono uno Stato palestinese. Quindi l'Arabia Saudita ha detto che se gli Stati Uniti riusciranno a risolvere la questione palestinese, e poi bisognerà vedere cosa dice Israele, perché è chiaro che Israele presenze armate sui confini non ne vuole, ce n'ha già fin troppe, c'è già quella della Siria, di Hezbollah nel Libano, e quindi se verrà risolta in un modo accettabile la soluzione palestinese, l'Arabia Saudita ha ribadito che proseguirà i colloqui per gli accordi di Abramo, cioè per riconoscere Israele. Quindi chi resterebbe diciamo i nemici giurati che vogliono la distruzione di Israele? L'Iran, prima di tutti i suoi alleati sono quelli dello Yemen, che stanno adesso cercando di bloccare il Golfo Persico, sono quelli sud del Libano, di Hezbollah, e poi sono ovviamente i siriani, la Siria, insomma, che è strettamente legata all'Iran. E forse anche l'Iraq fa parte di questo schieramento che vuole la distruzione di Israele. Perciò, diciamo, alla fine è proprio, come dire, la guerra fra sciiti e sunniti in cui va collocato anche tutto quello che sta succedendo. Allora, vediamo se sarebbe possibile una soluzione politica. Il titolo è La scommessa di Biden di ridisegnare il Medio Oriente. È un articolo di Paolo Mastrolilli. Leggiamo anche questo, non è molto lungo, però ti dà l'idea che si sta lavorando, su quale traiettoria si sta lavorando la diplomazia, insomma. L'ultima cosa di cui aveva bisogno il presidente americano Joe Biden in questo anno elettorale era la guerra a Gaza, ma ora cerca di usarla a vantaggio di tutti.
Netanyahu e Stati Arabi permettendo. Ecco, bisogna vedere cosa diranno loro. Prima che scoppiasse, la strategia di Biden per il Medio Oriente era chiara. Avendo fallito il tentativo di risuscitare l'accordo nucleare con l'Iran, perché Teheran aveva dimostrato di non essere seria al tavolo negoziale, Biden stava puntando sull'allargamento degli accordi di Abramo per normalizzare i rapporti fra Arabia Saudita e Israele. L'intesa era vicina, avrebbe isolato la Repubblica Islamica, cioè l'Iran, e molti analisti sono convinti che gli Ayatollah di Teheran abbiano favorito l'assalto di Hamas proprio per farla saltare. Quindi l'Iran che ha messo in piedi tutto perché temeva che anche l'Arabia Saudita entrasse a far parte, diciamo così, della normalizzazione dei rapporti con Israele. Joe Biden siede con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu all'inizio della riunione del gabinetto di guerra israeliano, Tel Aviv, 18 ottobre 2023. Dopo il 7 ottobre Biden ha appoggiato Israele perché riteneva che fosse la cosa più giusta e non si potesse lasciare Gaza in mano all'organizzazione terroristica Hamas, determinata a cancellare lo Stato ebraico e sterminare ovunque gli ebrei. Però ha cercato di fare l'offensiva di Netanyahu per limitare le vittime civili, evitare l'allargamento del conflitto e togliere alle autocrazie come Russia e Cina, cioè le dittature in pratica, di Russia e Cina un argomento da usare per aizzare il sud globale contro l'Occidente, cosa che sta facendo lo stesso. Ma anche perché alle presidenziali rischia di perdere i voti della sinistra democratica e di minoranze chiave come quella araba, che nello stato decisivo del Michigan ha una popolazione superiore alla differenza percentuale con cui aveva battuto Trump nel 2020 e quindi può determinare la sua sconfitta. L'attacco agli Houthi appare un'escalation, ma ha lo scopo opposto, cioè frenare Teheran. Biden cerca di usare la crisi per trasformare il Medio Oriente, Vuole che Netanyahu cambi tattica puntando su operazioni mirate contro Hamas, l'abbiamo già visto. Questo potrebbe aprire lo spiraglio per riprendere i negoziati con l'Arabia, che secondo il segretario di Stato Antony Blinken è ancora interessata all'Arabia a normalizzare le sue relazioni con Israele a patto che finisca la guerra a Gaza e venga definito un percorso per lo Stato palestinese. Hamas verrebbe così eliminato ed espulso dalla striscia e riunificato con la Giordania sotto l'autorità di Ramallah. Cioè, in poche parole, Biden punta a uno Stato palestinese che si è formato dalla Cisgiordania, dove c'è già però un'autorità palestinese che è insidiata da Hamas, e poi i palestinesi di Gaza. Sarebbe uno Stato palestinese, ma Israele però non permetterebbe in ogni caso che sia pure con questa autorità palestinese ci sia una possibilità di armamento, di riarmo. Quindi non sarà una cosa facile per Biden. Se a Biden riuscisse questa difficile operazione, la grave crisi potrebbe trasformarsi nell'occasione per entrare nella storia destinando il Medio Oriente. Risolverebbe la questione palestinese, avvicinerebbe il riconoscimento di Israele da parte di tutti gli stati arabi. L'Iran non è arabo, l'Iran sono persiani, sono di stirpe indo-indiana, non è arabo l'Iran. È musulmano, sciita, ma non è arabo. Quindi giustamente si dice in questo modo Biden avvicinerebbe il riconoscimento di Israele da parte di tutti gli stati arabi e isolerebbe l'Iran creando opportunità per una stabilità senza precedenti. Così recupererebbe e aumenterebbe anche i voti persi in vista delle presidenziali. Quindi ci sono anche di mezzo le presidenziali, insomma, quindi è una cosa molto complessa. Ad ogni modo è importante che arrivi il momento in cui la politica prende in mano le cose, perché con la guerra più che distruggere cosa si fa, insomma, non è che se si va molto lontano. C'è il momento in cui bisogna puntare a risolvere i problemi. La guerra li crea, i problemi, e cioè aumenta l'odio, aumenta la morte, la distruzione, la disperazione. Preghiamo per questo, cari amici. È chiaro che alla fine sono gli uomini che decidono, sono i loro cuori,
e che siano cuori toccati dalla grazia. È per questo che dobbiamo pregare. E Dio può farsi largo in ogni cuore, noi facciamo la nostra parte. Adesso, cari amici, volevo dedicare qualche minuto, ma penso che non avrei il tempo necessario, e un'altra tematica, vediamo un po'. No, la spiego domani. Cioè, vi preannuncio, volevo toccare un altro, siccome il tema precedente era corposo, ho dovuto dedicare il tempo necessario. Quello che mi preoccupa molto è che si sta ormai programmando anche la guerra in Europa, ormai se ne parla ampiamente, che viene addirittura prospettata per il 2025, con Vladimir Putin che attaccherebbe i paesi delle minoranze russe, dei paesi nordici, la Lituania, la Lettonia, l'Estonia, eccetera, insomma. Quindi è un tema questo che speravo di avere il tempo di trattarlo oggi, ma non posso, lo tratterò domani. Cari amici, gli ultimi minuti che mi restano vorrei dedicarli al blog, che è molto seguito, perché ovviamente vuol dire che ti interessa, insomma. Dunque, come avete visto, ho voluto dedicare questi giorni a un problema che è molto serio e che riguarda Međugorje, la quale, lo sappiamo per certezza, sarà la destinataria dei primi tre segreti. Ora, il terzo segreto è il segreto sulla montagna, che sarà di attrazione universale, quindi il Međugorje sarà un pochettino l'epicentro della curiosità, almeno, o forse dell'attenzione, spero, del mondo, quando ci sarà il segreto sulla montagna. Però prima deve passare attraverso una via crucis che è stata un po' velata negli anni precedenti, cioè si parlava dei primi due segreti come se fossero ammonimenti, però la parola ammonimenti, detta così, sembrano ammonimenti verbali, insomma, una lavatina di capo che fa la Madonna agli abitanti, invece no. E ho scoperto, perché poi sono cose che ho scoperto per conto mio, e poi ovviamente parlando con le persone che sanno, che i primi due segreti non sono due ammonimenti, sono due eventi, due eventi, diciamo, della natura, ma che creano disastri e morte. La parola disastri e morte è quella detta Miriana. Allora, che cosa è successo? È successo che il 25 ottobre del 1985, io ero andato a Međugorje a marzo del 1985, e la Madonna, a Miriana, ha voluto parlare del primo segreto. Miriana ebbe una reazione piuttosto sconfortata, dicendo: ma come, già adesso cominci a parlare di queste cose, insomma. Miriana, credo che fosse ottobre del 85, credo che fosse a Sarajevo, penso io. Comunque, non so, forse era a Međugorje, perché il giorno dopo, dopo aver visto quello che ha visto, dal quale è stata traumatizzata, ha parlato con Padre Petar. Allora, tutto è stato, io l'ho preso dal sito internet che ha pubblicato, le parole di Miriana e il suo colloquio con Padre Petar, quindi un'intervista fatta con Padre Petar, pubblicata, mai rinnegata, io l'ho pubblicata già da tempo, e quindi sono parole di Miriana queste. E Miriana, io credo per grazia, perché per volontà di Dio, ha rivelato in parte quello che ha visto nel primo segreto. L'ha rivelato in parte, non ha detto cosa succederà. Ha descritto gli effetti parlando di disastro, di sofferenza.
Anzi, ha fatto un paragone dicendo è come se si rompesse una diga con tutto quello che succede. Però è stata molto attenta a non svelare il segreto in quanto tale, però ha detto quel tanto che è necessario perché noi capissimo che è una cosa che può aggravare su Međugorje, può far creare danni sensibili a Međugorje, tanto è quello che Mariana ha detto, non è come gli altri segreti che vanno dal quarto al decimo, però sono cose gravi. Si aggiunge a quello che ha detto Mariana anche espressioni attribuite a Visca, però che sono lì da anni, nessuno le ha smentite, cioè che Visca avrebbe invece visto, gli ha mostrato alla Madonna, la chiesa che era crollata. Ora, crollata in tutto o in parte, comunque la chiesa piegata, quindi praticamente inutilizzata. Questo è quello che sappiamo, quindi non sono ammonimenti, sono eventi molto seri. Che io ieri vi ho detto è strano che a Međugorje non si parli mai di queste cose e si sorvola, e ho anche detto io capisco che si possano costruire alberghi e abitazioni perché la gente ha bisogno, non capisco che si costruiscono cose che comunque io personalmente ritengo superflue e strane e in sé, poi nella prospettiva di catastrofi, tanto vale, sono stare ben attento, insomma, a non fare cose inutili. Non so se mi sono spiegato. Allora, adesso questo l'ho già detto io, però io perché parlo di queste cose? Perché io ritengo che queste cose vadano dette, perché Mariana ha detto sempre in quell'intervista che la Madonna vuole che ci si prepari al primo segreto. Allora ci si prepara al primo segreto non obliterandolo, non rimuovendolo, non dicendo che è un ammonimento. Ci si prepara al primo segreto in abiti penitenziali, e con umiltà, con serietà, con propositi di cambiamento di vita. Difatti la Madonna ci ha richiamato a tornare alle origini del messaggio del 25 settembre di quest'anno. Allora, ovviamente uno può pensare, ma come mai una popolazione come quella che ha vissuto anni nella guerra, i primi 10 anni di persecuzione del governo comunista, ma persecuzioni vere, proprio amministrative, di quelle che ti tolgono il lavoro, ti tolgono i servizi, ti tolgono tutte quelle cose di cui i comunisti sono maestri. Poi, 10 anni di guerra, insomma, voglio dire, alle sue croci Međugorje ne ha portate tante. Allora uno si chiede, ma per quale motivo la Madonna calca ancora la mano? Uno che ragiona in termini mondani parla così. Mariana non si è limitata a dire quello che lei ha visto, che la Madonna le ha fatto vedere, ma lei ci ha parlato, sempre in quell'intervista con Padre Petar, del cambiamento profondo che è venuto in lei vedendo quelle cose. Un cambiamento interiore profondo, perché lei ha capito che le cose di questo mondo passano. Allora, ecco perché prima il primo segreto e poi il secondo, che sarà come il primo, anche su un evento naturale, non sappiamo che cosa, che hanno lo scopo di creare una purificazione interiore, staccare le cose, staccare i cuori dalle cose di questo mondo, vedere la vita dal punto di vista del cielo. Allora io oggi vi ho pubblicato sul blog questa parte della riflessione di Mariana, come lei interiormente ha vissuto il recupero della vista spirituale come dono che ha avuto vedendo quello che la Madonna gli ha mostrato. E questo è l'obiettivo della Madonna, far sì che Međugorje, attraverso questi due eventi, riacquisti quella vista spirituale che è necessaria per essere di esempio al mondo per il tempo dei segreti, quindi è una morte, diciamo così, una via crucis che però porta poi al grande dono del Signore sulla montagna. Allora, questa seconda parte
E la prima parte ve l'ho già spiegata ieri, ve l'ho già letta, adesso la seconda parte è il riacquisto della vita spirituale, della vista spirituale che Miriana ha avuto, e l'ho pubblicata sul blog stamattina, potete leggerla e vi renderete conto di come è necessario parlare di queste cose. Non si possono nascondere e non si può portare avanti uno stile di vita che oblitera, che praticamente rimuove quello che avverrà. Bisogna mettersi, se lo facciamo come gli apostoli, che Gesù parlava di morte e di crocifissione, e loro discutevano su chi era il primo. Non so se mi spiego. Allora, chi vuole leggere questo quello che ho pubblicato stamattina, una mia riflessione sulle parole di Miriana riguardo alla vista spirituale che lei ha riacquistato e sull'impegno che noi abbiamo di prepararci al primo segreto. Chi vuole va sul blog, è blogdepadelivio.it, si usa Google, se usa invece il sito e radiomaria.it, in alto c'è l'icona per entrare nel blog, trovate anche una sintesi, trovate anche quello che vi ho letto per quanto riguarda la situazione in Israele. E cari amici, come dire, se i messaggi della Madonna che ci dà le prospettive, ci chiama, ci imposta, e poi ci dimentichiamo, ci vediamo per la strada, la colpa non è della Madonna, la colpa è nostra. Cerchiamo di camminare con lei sulla via che lei ci indica. Con questo ho terminato, cari amici, rinnovo col cuore il mio forte ringraziamento a tutti quelli che stanno aiutando la Radio Maria, lo fanno con tanto spirito di sacrificio, generosità, dedizione. Noi sappiamo quanto sia importante questa radio, è progetto della Madonna. Sappiamo che la Madonna vuole far arrivare la sua voce di speranza in tante parti del mondo grazie a questa radio. Quindi diamo la possibilità a questa radio di rafforzarsi, di continuare a fare questo lavoro, di rafforzarsi e di espandersi laddove la Madonna vuol fare arrivare la sua voce. È una polizza che firmate, che avete in mano, perché la Madonna si fa certo battere in generosità. Vi saluto, vi abbraccio, restate cari amici sempre in sintonia sulla nostra dolcissima Radio Maria.